Allora, carissimi amici, professore. Mi sarebbe piaciuto, Sì? intanto buonasera a tutti, mi sarebbe piaciuto far sentire il backstage quando ci siamo messi a parlare di questa cosa qui che cercavamo di capire che cos'è, che cosa non è, che valore ha, che valore potrebbe avere e eravamo arrivati a una conclusione interlocutoria. Sì, diciamo che a volte ci esprimiamo anche in maniera un po' gergale su certi oggetti, in questo caso, un oggetto che non si usa più. Allora, è carino, guarda qui la decorazione come è fatta, carina, bella, le ghiande di qua, è in peltro, che si usava Sì. tanto negli anni 60, 70, più spesso, meno spesso, perché c'erano anche dei vasoni, io ne ho alcuni con i draghi che decorano lateralmente quest'anfora, questo è un po', cioè, si piega proprio Beh, è a fondamentalmente mano. stagno e non è noto per la sua No, infatti. robustezza, è E proprio. qua sotto c'è la marchiatura peltro, non è neanche piccolo, questo ne posso parlare perché era in casa mia. Questo Ah, quindi. ce l'aveva mia mamma, infatti glielo riproporrò, ma credo che se ce l'ho io in cantina lei l'ha già scartato anni fa, ho Penso questo di sì. pensiero. E che cos'è? Prima si discuteva, il professore diceva un portafrutta. Un porta poca frutta è la Un prima cosa. porta poca frutta, Sì, sì. perché ce n'è poca. Però le ghiande insospettiscono. Frutta secca? Allora, Potrebbe essere per noci, nocciole, noccioline, tutte queste cose qui. io non so, Tanta. io me lo ricordo con le caramelle, sempre. Nessuno lo vieta No, ormai. esatto, perché comunque è capiente, sicuramente, però il suo utilizzo, cioè, sulla scatola quando veniva venduto, chissà che, a parte che non so neanche se avesse una scatola, ovviamente Secondo me un'etichetta, no. ma perché cosa veniva venduto? Cioè io questo, il suo nome specifico, non lo so, cestino di peltro? E poi fai quello che vuoi, sottotitolo? Non credo che ci fosse niente del genere. Veniva messo su uno scaffale, esposto bene, tutto bello lucidato, non in queste condizioni Ma non è messo così incredibile. male, dai, poi. Però ognuno poi ne fa quello che vuole. Non ci si mette il cibo, dai, non è una zuppiera, non c'entra No, niente. beh, il È cibo poi è a una contatto cosa. diretto con lo Va stagno. sul tavolo elegantemente, ripieno di ogni cosa, anche un po' di mandorlato, un po' di noci, un po' di bonbon, perché si chiama Bon bonbon, bon, è una cosa bon bon, ma bonbon. è anche perché è pratico la vaniglia, però impedisce che ci si metta roba ed è scomodo da prendere con la vaniglia, quindi ripeto, cose bassine. Forse sì, la frutta secca potrebbe essere Una via di mezzo. una via di mezzo. Cosa Ovviamente chiedono? ci si mette dentro poi anche lo schiaccianoci, Ah sì, anche questo sì. quello che è una cosa che. Quella c'è ancora, esiste ancora. Cosa chiedono a questo punto i nostri telespettatori? Chiaro che fate delle domande, sì, chiedeteci, E loro che cosa, chiederanno di che anno è? di che anno è? Allora, sicuramente anni 70, io penso intorno tra il 72 e 78. Non precedente, l'avrei dato più vecchio. Non precedente perché più o meno io mi ricordo quando ero in casa ed ero bambino ed era vecchio, però non così vecchio, secondo me, Non è che è di un cioè, al massimo si va matrimonio. al matrimonio che era 68. Non è un ricordo che è stato No, 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 regalato. no, questo no. Questa è una È roba stato comprato. comprata per la casa Allora questo. di Milano e ripeto, il matrimonio è stato nel 68, potrebbe, ma qui dovrei chiedere a mamma, essere un regalo di matrimonio. E quindi risale al 68, quindi 68, quindi siamo massimo. comunque ai primi anni, fine degli anni 60, inizio anni 70, io credo inizio anni 70. C'è una cosa drammatica. Ah, scusa, ti devo interrompere perché era appoggiato su un legno cioè su un mobile che simulava il legno, quei mobili che avevano le decorazioni bianche ma erano marroni scuri, no? Di anni 70. E sotto cosa c'era? Un Ah, un centrino regionale, centrino, questo qui per forza! non si può, guarda, E non puoi sganciarli tra loro, le due cose, dicevi? il dramma è se il nostro video viene visto da decine di migliaia di persone, se tra queste c'è anche il regalatore, potrebbe non essere contento. E noi gli chiediamo scusa in I tempi anticipo. sono passati, nel Non senso lo che io ho so. regalato delle cose negli anni 90 di cui oggi mi pento, ho regalato delle forchette estensibili, cioè delle Bene, cose facciamo. abbastanza improponibili. Vabbè, non parliamo di questo, ma erano gli anni 90. Quindi niente, un altro pezzo di piccola storia, di briciolo di storia. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, commentare, schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video e come sempre. Salutiamo i nostri telespettatori.